Voglio vloggare tutto il giorno del mio compleanno oggi. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. E poi bisogna tagliare il... ragazzi, io la maglia pigrizia non perché oggi mi sento pigro, ma perché... Beh, un po' pigro lo sai. Non è vero, oggi sono felice perché è il compleanno di questa fanciulla. Grazie, amore. Oggi fa 28 anni. Non è vero, non è vero. No, non sto è scherzando, vero. Raga. No, fa... però ragazzi, sono rimasta un po' scioccata perché ieri sera sono uscita con un amico di Mirko che mi ha fatto notare, in effetti, che io faccio 24 anni... Ma sono già, cioè, è come se già li avessi compiuti 20, li ho già vissuti 24 anni. Esatto, quindi sono ora... il mio 25esimo anno, invece io... No, ragazzi, a 24 già... anni è un giorno, quindi il 25esimo anno sta per volgere al termine. Mancano 364 giorni e termini pure il 25esimo anno. No, che tristezza. Adesso andiamo a fare delle riprese a casa di Mario. Esatto, che sarà poi presente anche nel mio vlog. Poi andrò a giocare a calcio. E vloggerò anche Mirko. Farò vedere un po' come si... Come si gioca. Come si gioca. Insegnerò un pochettino come si fa qualche gollino. Niente, ciao. Tu ti sei resa conto che io non riesco a mettermi le giacche fighe perché non c'è mai una mezza stagione. E non è un... cioè non è un modo di dire. Veramente, o si muore di caldo o si muore di freddo. Io non c'è quella via di mezzo che ti permette di metterti questa giacchettina leggera, no? O stai in maniche corte e sudi, o ti devi mettere i giubbotti quelli invernali tutti spessi, brutti, niente. Questa è la mia vita. Allora, Mirko sta facendo il suo monologo. Nel frattempo io appunto volevo dire, l'anno scorso al mio compleanno c'erano 47 gradi. Quest'anno ce ne sono 12, però io sono felice perché sto facendo colazione. Questo è un Mario portatile. Niente, più soldi. Allora, ragazzi, guardate Mario che usa il gratta e vinci con i soldi riscattati di Mirko. Di Mirko! Per fare la storia Instagram, dire che li ha vinti lui, sfigato proprio. Ho fatto una commissione o no? Siamo in ritardo, stiamo andando al campo da calcio da Mirko. Mario vloggerà e filmerà tutta la partita. Mi sento un videomaker professionista. Ok, io sono arrivata al campo da Mirko e la sua squadra ha appena segnato. Stanno giocando. Mirko naturalmente quando litiga la gente lui se ne va. Ecco, lui è il numero 10. Allora, io ho recuperato Rachele. Ora siamo a vedere il campo. Cioè, siamo al campo a vedere Mirko, che però non gioca. E là il piccolo, guardatelo. Che piccolo. Tutto seduto, in disparte. Ciao Mirko. Ho portato il panino al mio piccolo. Che cos'è questo pelo? Ah no. Grazie che mi hai portato. Me l'hai messo un po' di maionese. No. Com'è Mirko? No, è un po' stopposo. Pier 2-1 l'Atalanta ha segnato. Muri ha fatto un gol. E invece Mario, andiamo Muri. Mario è felice perché i miei contratti hanno risposto una storia. Non è che sono fuori gol. Stiamo aspettando che la macchina... Madonna, ma quanto sono imbarazzante. Sono orribile. La macchina di Mirko venga lavata. Io intanto bevo un caffè. Rachele non vuole niente. Voi pensate che io non abbia nulla da fare, invece no. Andiamo a casa, ci laviamo, perché di solito ce l'abbiamo anche noi. E vado a comprare il 24, il numerino. Poi voglio comprare le candele, quelle che si mettono sulla torta che brillano, tipo fuochi d'artificio. Poi prendo gli spumantini. E dopodiché arriva una mia amica, mi fa i capelli. E poi ripartiamo. Sono arrivata a casa, mi sono fatta la doccia, sono arrivate in mio soccorso Nadia e Federica. Allora, c'è da dire un piccolo aneddoto. Nadia mi ha truccato e tinato, mi ha fatto pure le unghie finte, ti ricordi? Mi ha attaccato le unghie finte anche al mio 18esimo compleanno, quindi saremo che bello il trucco sbavato, bellissimo. Parte il restauro, qua mi deve fare la sopracciglia perché non sono capace, a 24 anni. La mia mammina mi ha comprato i fiori, guardate che carino, si vedono? Guardate che bene, guardate che bene. Il mio piede. Guardate che belli! Sono arrivato con il cervello, Mirko vado a comprare l'altro, ma non capivo il motivo, pensavo che era una cosa che fate voi, sai, che fate voi per il lavoro, sì. L'ho capita dopo la situazione. Stai tranquillo, veramente, anzi grazie, apprezzo tantissimo. Perdonami. Ma vera, ma datti proprio pare, stai tranquillo. Tantissimo auguri. No, perché ragazzi, dovete capire che poverine, loro sono venute qua, ma sono di fretta pure loro, cioè devono prepararsi pure loro. No, figurati.
No, figurati, vengo in ciabatte. Non pare. No, i tacchi sono l'unica certezza che ho, diciamo. L'unica. Sto crescendo, sto invecchiando, sento gli anni che passano. Senti, Ali, Sì, ah, sì, se mi bata, ai se ci pego, ai ai se ci pego, delizia, delizia, sì, se mi bata. Loro hanno detto che sono bella, speriamo. Non ci credo niente. Cioè, se non fosse per Nadia, aiuto. Assistiamo alla morte di Alice. Intossicata dalla lacca. Tu vedi che si diverte, c'è una nota di malignità in questa cosa, si vede. Sembra Riccioli d'Oro, ragazzi. La hair stylist, la makeup artist. Io faccio tutt'altro nella vita. Sì, sì. Quando divento famosissima, tu ti porto ai miei cosi. Io ti passo i pennelli. Tu blocchi. Ah, ma c'è Rocca. Che stai? Il trucco che mi ha fatto Nadia. Spettacolare. Questo invece è l'outfit. Sì, mi piace un casino. Cioè, sembra cappuccetto rosso. Ecco qua. Mi piace? Sono le 8:30, dovremmo già essere al ristorante, lei mi sta gonfiando i palloncini. Prima di cantare Vittoria. Ti prego, Ra, se si buca nella fine per me. No, penso da un pochino qua. Da qua. Ma dov'è il buco? Aspetta, proviamo. Perché io una volta l'ho fatto. Secondo me è sopra. Per me è la cipolla. Ecco, illuminazione. No, secondo me no. Ah, forse sì, forse sì. Che segno, cazzo. Metti dentro. Non è che lo buco, là. Con calma. Vuoi sentire che mi viene addosso, Ali? No, ci prego. Ci hai fatta? No. Dammi. Dammi. Ma come si chiude, mo? No, togli la cannuccia e si chiude. Solo? Sì. Vabbè, mi fido di te. Hai visto? Voilà! Guardate, che professionista. Ora puoi iniziare a gonfiare palloncini per lavoro, dai. Ok, ragazzi, vado a recuperare mia sorella e partiamo. È cruda. Dai, io stasera ho l'onore di avere la mia makeup artist. Parrucchiera, ora abbiamo sentito gli invitati. Allora, Federica, guardate il mio 24 comprato all'ultimo. Rachele, che vabbè, come la conoscete, sta mai zitta. No, scusate, stavamo discutendo. Secondo te la carne nasce cruda o cotta? Cruda, no? Non lo so. Lei ha detto che da lei nasce cotta. Cioè, quindi che sei? Prima nasce il prosciutto e poi cresce il maiale. Ciao. Ciao a tutti. Adele, Alex. Crostino. Crostino, che ce l'avete? Mia sorella. Buongiorno, buonasera. L'Inter che come perde con la Fiorentina. Io parlo a bassa voce perché poi l'Inter è per quello, capito? Tanto i miei capelli sono sempre più inquadrati. Io però prendo quella burrata. Te l'ho detto che era grande. Io so già questo. Ma come fai a saperlo? È casa nuova questo. Fin là, c'è scritto sulla busta. Quindi è un regalo anche per me. Dai! È un regalo anche per me. Ma dai, siete fatti. Aspetta, no, infatti quella era la cosa in più. Il regalo è dentro. Piano. Strappa la carta. Sì, seria? Sì, strappa la carta. Ti giuro. Cazzo. Tutti piatti, ma no, sei malata. Ma non esiste. Quello che avete fatto non è una cosa sbagliata. Ma siete pazzi. Sì, dimmi, Rachi. Dimmi, cosa c'era? Vergognati. No, raga. E se no, come lo offrite da mangiare alle persone? E come venivamo a mangiare da voi, scusami? Ma tu avevi detto degli amici dulci, però. Cioè... Aspetta che non riesco. Cazzo, per il braccialetto c'è il carino che è da anni. Ne ho scelti lui. Che belli amici che ho.
veramente trovati io. Cristina, Mario che te l'ho fatto conoscere io. Federica te l'ho fatto conoscere io. 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 No, 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 aspetta. Io mi ha fatto conoscere Dani. Vatti. E poi l'ha fatto conoscere. Devi rovinare sempre. Oh, poi il bello il pub. Oh, è bello che mi ha detto, mi ha detto una volta, ma devi essere felice perché Desiderio li abbiamo conosciuti insieme. Mo dice che hai capito? Ok ragazzi, sono arrivata a casa. Mirko è già nel mondo dei sogni insieme a Nala. E non ho più ripreso durante la serata perché era impossibile parlare con tutti nel mentre anche riprendere. Vi faccio vedere i regali che mi hanno fatto. Allora questi qua, questo orecchino qua e quest'altro, il terzo. Me li ha fatti Federica insieme a... Mi conosce troppo bene, guardate. Un diario col mondo disegnato. Cristina mi ha regalato questa e un paio di mutande indecenti che non vi faccio vedere. Altre due mie amiche mi hanno regalato un buono per la spa. Niente, è stata una bellissima giornata e ora ce ne andiamo a dormire, vero Mirko?